Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleocontatto. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. Questo è l'episodio numero 19. In questa puntata parlerò rapidamente della dimostrazione relativa al fatto che Hades Dahlen nel 1992 è stata documentata in modo formale la visita extraterrestre di tecnologia aliena sulla Terra. Il link che trovate in fondo alla descrizione di questo video vi riporta direttamente alla la mia bloggata. E in questo episodio di podcasting mi limiterò rapidamente a sintetizzare gli elementi della bloggata che, se sarete interessati, li potrete andare ad approfondire in dettaglio. Allora, nel 1982, nel cielo notturno, i plasmoidi che comparvero sopra i cieli di Hades Dahlen ebbero a definire i profili del missile Agena e del modulo Gemini. Allora, come premessa, intanto c'è da dire che alcuni plasmoidi sono anomali, più caldi fuori di quanto lo siano dentro, e questo viola i principi di termodinamica. Nella fotografia che potete trovare nella mia bloggata c'è appunto la foto ufficiale scattata nel 1992, che è facilmente reperibile sul sito di Hades Dahlen in formato gigantografico, e mostra una specie di disegno. Il missile Agena fu prodotto dalla Lockheed nel 1959. Era un modulo sperimentale per le manovre di rendezvous nello spazio con il modulo Gemini, questo in vista degli sviluppi futuri per le missioni Apollo in agganciamento dell'EM. La fotografia che trovate del modulo Agena sulla mia bloggata fu scattata dalla Gemini durante le operazioni d'avvicinamento al satellite Agena e prima ancora dell'inizio delle manovre d'agganciamento. L'agganciamento tra la Gemini e il satellite Agena non avveniva in senso ortogonale, ma in senso longitudinale. La parte d'attracco per il satellite Agena era infatti posta a prua del satellite, cioè dalla parte opposta dei razzi. Il modulo Gemini, lo sanno tutti, era una capsula biposto costruita dalla NASA nel 1961 per sperimentare l'attività extraveicolare nello spazio, testando sia le tute spaziali quanto le tecnologie per effettuare manovre di rendezvous, che poi sarebbero state appunto indispensabili per agganciare il modulo LEM al modulo di comando, manovre da effettuare necessariamente prima della partenza dalla Terra ed in orbita terrestre, prima appunto di salpare dalla Luna, dalla Terra verso la Luna, e poi successivamente il riagganciamento in orbita lunare per il rientro del relativo modulo dopo l'atterraggio. Ora, se si mettono a confronto l'immagine del tracciato del plasma di Hades Dahlen nella fotografia del 1982 quanto le foto del veicolo spaziale Gemini e del satellite Agena, pur tenendo presente le diverse prospettive delle foto, è possibile immediatamente notare le forti similitudini presenti nelle tre immagini. E ovviamente le cose già a occhio si dovrebbero, ad occhi attenti, si dovrebbe incominciare a notare le importanti punti di comunanza. Proviamo ad applicare alcune logiche di riconoscimento delle immagini. Il primo plasmoide, circoscritto rapidamente dal pennello verde, traccia una figura piena, simile ad una T, dalla quale si promana una sorta d'asta verticale, posta a 90 gradi rispetto alla struttura.
anche la struttura del satellite Agena ha una forma a T, piena, a causa della sua antenna, che era ortogonale alla struttura, da cui riceveva dati e segnali e comunicazioni dalla Terra. Secondo plasmoide circoscritto rapidamente dal pennello rosso, traccia il profilo di una capsula che ricorda tantissimo la Gemini. Facilmente riconoscibile infatti la punta tozza e tronca, ma più piccola del resto della struttura. Poi si nota la classica struttura conica frontale, quindi la struttura posteriore che appare sferica oppure vagamente ottagonale. La Gemini differisce leggermente solo nella parte posteriore, che ha una struttura perfettamente circolare. Dal primo al secondo plasmoide si promana una sorta di filamento. Ora c'è da ricordare che il radar di approaching, posto anteriormente alla Gemini, serviva ad emettere onde radio che, riflesse dal satellite Agena, permettevano all'equipaggio della Gemini di localizzarne le distanze e calcolare esattamente la velocità relativa per un corretto avvicinamento. A me pare evidente che applicando strette logiche di riconoscimento delle immagini si giunge logicamente alla inevitabile conclusione che per qualche arcana ragione la foto di Esdalen scattata nel 1982 ritrae un oggetto plasmoide che ha dipinto nel cielo notturno i contorni del missile Agena e del modulo Gemini, incluso il legame radar logico dalla Gemini per tracciare l'Agena. Da cui si inferisce che il plasmoide non ha una dinamica erratica e naturale, anzi mosso da attività intelligente, ed è quindi la materiale prova tecnologica di una tecnologia extraterrestre in visita nel 1982 sul pianeta Terra. È forse anche possibile che il pattern dipinto dal plasma nella notte del 1982 in Esdalen potesse rappresentare l'immagine tridimensionale espressa in radar cross section della Agena quanto della capsula Gemini, degli oggetti quindi terrestri così come erano spottati dai radar alieni. Un saluto, ciao!